gli sforzi, anche dopo anni, portano sempre da qualche parte. L'importante è fare gli sforzi giusti nella maniera giusta. Allora, io ho 40 anni, sto a Venezia. E sempre stato un appassionato bene o male di disegno, arte, colori. Iniziato quando avevo 9-10 anni con i primi modellini. Dopodiché ho scoperto la passione per il disegno. Sono andato a fare prima liceo artistico, poi l'Accademia di Belle Arti con indirizzo a pittura, per cui bene o male quello era il percorso che avevo già scelto all'epoca. Dopo mi sono ritrovato a fare tutt'altro per un bel periodo, fino a che un bel giorno, grazie all'incontro che ho avuto con un'altra pittrice che faceva modelli, e ho deciso di mettere in piedi, bene o male, uno studio. Perché io avevo iniziato a dipingere modelli a parte per la mia passione personale, ogni tanto per qualche amico, per qualche commissione privata, eccetera. E dopodiché gli ordini avevano cominciato a diventare tanti, ma tanti, tanti. Non riuscivo più a gestirli da solo e questo incontro con Simona Bordonaro, che appunto è quest'altra pittrice, mi ha dato la possibilità e l'idea di creare uno studio che poi è la realtà che ho creato lavorativamente, che adesso è il mio lavoro, il mio unico grande lavoro principale. E sostanzialmente io ho il compito di dipingere modelli, statue e quant'altro per il mercato sia delle aziende, per cui quando un'azienda decide di creare una statua, io ho il compito di dipingere il prototipo secondo le direttive dell'azienda o secondo le direttive che il licenziatario dà, oppure nel caso dei privati, perché ho anche dei collezionisti privati, e di realizzare il modello secondo quanto il privato ha in mente, per cui prendere la sua idea di com'è quel modello, di com'è quella statua, di com'è quella cosa e realizzarla esattamente come lui la vuole. In realtà, allora, a livello di complicatezza, il modello più complesso è sempre il prossimo. Perché ogni volta si cerca di alzare un po' l'asticella. Sia della difficoltà che della qualità, per cui il modello successivo a quello che stai facendo è sempre il più difficile, è sempre quello dove metti più di te e quello che in linea di massima dovrebbe lasciarti più soddisfatto. A livello di libertà invece ho avuto tantissime libertà,
Aziendalmente parlando, durante la realizzazione del Frankenstein con Caronte Studios, dove siamo stati coinvolti tutti quanti fin dal principio della creazione della statua, per cui già nella fase di design, poi nella fase di scultura, fino ad arrivare appunto alla pittura sulla quale sono stato lasciato completamente libero. Ma in realtà diciamo che nonostante le limitazioni che ti può dare un'azienda sulla colorazione, per cui che ti chiedano di utilizzare determinati colori a seconda di quello che devi fare, eccetera, se hai un minimo di creatività e soprattutto se te la sai giocare bene, riesci a restare anche libero di fare quello che hai tu in testa, anche se è un po' più complesso, però riesci a realizzare esattamente quello che hai in testa tu. Quella è stato il primo progetto che abbiamo realizzato insieme a Darkside Collectible, che è un'azienda estera che appunto si occupa di produrre statue, ed è stato la conferma di un sodalizio artistico con un altro bravissimo pittore che è Dario Barbera, che si è occupato appunto principalmente dell'incarnato e di una parte anche della motocicletta, eccetera, mentre io mi sono occupato di tutto il resto della motocicletta, vestiti della base, e ci ha dato la possibilità non solo di diventare ufficialmente i pittori di questa azienda, per cui in seguito a quel terminetto ci siamo occupati di altri progetti e ci stiamo occupando tuttora di altri progetti che questa azienda sta realizzando, ma ci ha dato la possibilità di incontrare Arnold Schwarzenegger lo scorso anno su a Birmingham, in Inghilterra. È stata un'esperienza assolutamente fantastica. Incasinata, ma fantastica. Tra le varie tecniche che utilizzi normalmente, ci descrivi un pochettino, tu non fai solo aerografo, ma una No, complessità faccio anche di... pennello. Allora, a volte sì, nel senso che allora una cosa che bisogna sempre spiegare è che l'aerografo è uno strumento e non è che l'aerografo, una volta che hai messo il colore dentro e hai spruzzato, faccia uscire in automatico qualcosa di meraviglioso, anzi, spesso è molto complesso, è altrettanto. È molto complesso, è molto complesso, è altrettanto. Altrettanto complesso quanto il pennello, perché anche lì bisogna avere molto la mano ferma, bisogna sapere, va bene, la teoria del colore, eccetera, eccetera, però bisogna capire anche come funziona
appunto l'attrezzo. Io oltre all'aerografo utilizzo anche moltissimo il pennello, perché sono molto legato comunque alla pittura classica, per cui ci sono delle cose che ancora preferisco realizzare a pennello, sia nel caso in cui il modello sia molto piccolo, sia perché alcuni dettagli richiedono una precisione, un tipo di tratto che l'aerografo non può raggiungere, o se lo raggiunge, lo raggiunge in maniera differente. Quindi la vita che può dare il pennello al tratto è qualcosa che a volte l'aerografo non riesce a fare, come il tipo di sfumatura che l'aerografo riesce a fare, a volte il pennello non riesce a replicarla. Ultimamente abbiamo intervistato Andrea Yu, che ha lavorato con Monk Punch, e ci diceva che effettivamente bisogna avere una dote, ma il disegno è comunque lavorare con, è un lavoro, quindi capitano delle mattine in cui ti devi svegliare e fare quel lavoro, perché altrimenti non finisci mai. Sì. Vale la stessa regola anche per il pittore, nel senso che tu alla mattina ti svegli e sai che comunque ci sono dei progetti che devi portare a termine, perché le aziende li aspettano, perché il cliente lo aspetta. Diciamo che sotto un certo profilo lascia molta libertà, nel senso che hai la libertà di gestire il tuo tempo, hai la libertà di poter trovare l'ispirazione o no, e hai la libertà di poter decidere quanto, quando lavorare. E di contro è un amante esigente, perché comunque ti fagocita il tempo, ti richiede tantissimo impegno, ti richiede tutto il tempo che hai a disposizione, soprattutto mentalmente, te lo tiene occupato, principalmente perché in realtà non stacchi mai, per cui anche quando non stai lavorando, magari sei a casa che lavi i piatti piuttosto che fai qualcos'altro, e spesso e volentieri in testa continui a pensare a quel tipo di colore, a come fare un determinato effetto, eccetera, fino a quando non arriva il momento in cui si illumina la lampadina e prendi e ci provi. Però sì, ci sono anche delle mattine in cui magari ti svegli e non avresti voglia di fare, e devi fare, e si fa. Ma alla fine, perché il lavoro, gli sforzi, anche dopo anni, portano sempre da qualche parte. L'importante è fare gli sforzi giusti nella maniera giusta, e cercando di non dimenticare mai qual è l'obiettivo. Bene, noi ti salutiamo, ti diamo appuntamento per le prossime volte, quando cioè, si potrà uscire del tutto, ci potremo muovere liberamente, e ci diamo appuntamento a tutta l'altra prossima volta. Volentierissimo, ti ringrazio per le domande e per il tuo tempo.